Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo Lord Sefi e Crossy. Salve, spero non laghi. A me va un poco a scattini, ma è giocabile. E siamo in Counter-Strike Nexon Zombie. Yes. E io non mi sono messo le abilità. Io l'ho appena fatto. Boh, va un po' a scatti il mio. Che bello. Io no, per fortuna. Siamo nella modalità rifugio, che è una delle più belle a mio dire. Più particolare anche proprio. Bisogna sopravvivere craftando gli edifici proprio e cercando le risorse, come vedete che stiamo noi facendo, acciaio e legno. Sono le due risorse da trovare. E tutti quelli che adesso domandano, sì, il tomahawk è la prima arma che avete. Ed è l'unica che noi useremo perché non c'è la voglia di trovarne altri. Esatto, ed è anche OP come una cacchetta per adesso. Sì. E questi sono gli zombie, sì, sono sceni. Eh sì, non è fatto, diciamo, la grafica non è il suo forte, allora, ma il divertimento c'è se si riesce a fare le cose in maniera adeguata. Ecco, decente. Io sono pieno, come vedete in basso a destra vicino alle N di abilità abbiamo quante risorse possiamo portare all'inizio. Io ho 21 di 21, 16 di 16. 30 di 24 di 30 e 21 di 21. E ora dovremo andare a depositare. Allora, no, prima dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare subito il generatore piccolo. Con la B si creano gli edifici. Allora, via. Vedrete nel suo video proprio. Esatto, sì, l'ho appena fatto, vieni dammi una mano a... Sto mettendo le montarlo, cose nel... Sì, non si sa perché una cetta può montare tutto, ma chi se ne frega, a noi va bene. Col sinistro monti, col destro distruggi. Esatto. Allora, mostro un attimo le costruzioni, le torri di osservazioni sono abbastanza utili se si riescono a trovare i mitra, eccetera. Il magazzino è quello che sarà il nostro prossimo... Lo sta già facendo? Ah, ok, sei qua. Sì, okay. Mi stavano killando. Butto le torrette dentro, automatiche sono utilissime. E ora noi faremo una sala lavorativa, sai? Sì, falla subito, andiamo subito a pigliarlo il 2. Dobbiamo metterci quelle lanciafiamme. Ok, nel mentre io stopperò il video. A tra poco. Ok. Vi toglie la sanità mentale. Ah, le risorse devono essere dentro. Ho fatto la scappellata. Sì. Ah, sì, questa è una cosa particolare. Tante volte le risorse devono essere prese da dentro. Alcune cioè messe in magazzino. Devono essere prese mano. Dal magazzino perché sono risorse pubbliche, mentre altre sono... No, che palle. Dobbiamo aspettare il primo giorno perché dobbiamo avere un'abilità nel punto automatico. Mm-hmm. Ah, la prima torretta sinceramente vi sconsiglierei di farla, sì. Perché fa cagare. Concordo. Bene, adesso cosa bisogna fare? Adesso è notte. No, tra 38 secondi verrà notte. Questo vuol dire che i zombie invece di camminare su giù come a ebeti vi verranno a cercare e tentare di farvi culo. Verranno proprio nel rifugio. La base del rifugio è appunto il palo al centro. È questo palo in centro che voi potrete riparare in caso è sotto attacco e difenderlo. Come vedete, questa è una mappa semplificata. Nel senso, è la prima, ce ne sono due. Questa qui è la più semplice. Esatto, abbiamo deciso di mettere questa perché è più veloce. Quello è un mini boss, ragazzi. È perché l'altra tipo è quasi impossibile. Ci abbiamo provato, ma tosta. È molto più tosta perché arrivano da circa tutte le parti. Ecco, io sono fuori di notte non e sono nella cacca cosa. Perché non è una bella cosa. Poi vi mostrerò la notte e poi stopperò il video finché non creo le cose, perché sennò verrebbe un video di 2 ore. Anche io adesso mostro la prima notte e poi ragazzi ci rivediamo secondo me direttamente la seconda. Perché cioè dubito a voi piaccia vedere un video di un'ora. Ecco, come vedete i zombie di notte diventano verdi di solito. E sono fanno più danni. Esatto, e sono più cattivi proprio. E mirano direttamente al palo al centro. Io avviso subito, credo che questa partita durerà solo ora buona. Sì, perché queste... Noi siamo l'unica, l'unica pecca di questo gioco è che qualsiasi modalità, anche la più corta, dura tipo un'ora e mezza. Ci avrei stato un'ora e mezza al PC. Già. Sicuro, in una modalità, cioè... Ok, che le ho aumentate faccio di 20 faccio un altro generatore però. E aspetto direttamente per fare il secondo. Non... Facciamo il secondo. Esatto, non sprecare troppi materiali. Guarda se basta della corrente, però non mi ricordo più. 40, noi ne abbiamo... 20, no, dovrebbe devo farne un altro per forza. Boh, fanne uno piccolo. Sì, sì, uno piccolo. Poi li ampliamo. Boh, io stoppo, tanto la prima notte fa un po' schifo. Ok, quindi... questa è più o meno la notte, quindi tra poco. Io no, sinceramente, riprendo quando facciamo la prima torretta io. Io ho appena ripreso e ora sapremo quando riprendi.
Yes. Volevo dire che ogni giorno in pratica abbiamo un nuovo punto abilità. Ah, ok, lo metti tu? Sì, io l'ho messo in ingegnere perché con l'ingegnere possiamo ampliare il rifugio, ossia possiamo creare il sviluppo tecnico e la sala lavorativa. Voi non sapete cosa sto facendo io con 10 di vita, con un mini boss dietro il culo. Ora costruiremo questo e amplieremo il rifugio a livello 2 e riprenderò il video quando Mi sarà shotti i zombie ampliato. prima che mi tocchi, per cortesia? Sì. Cioè, io ho detto prima che... Ragazzi, questa qui è quando vi cala la sanità mentale. Che ora stavamo dicendo, cacchio, non l'abbiamo detto. Esatto, eh? Quando vedete questo bordino, in pratica iniziate a prendere danni perché siete da troppo tempo lontani dal rifugio e come vedete vi fa anche male perché io ero Molto con male. 70 di vita, sono al 40, però sono quasi a casa. Eccoci, e come vedete stiamo facendo il base principale di livello 2. Questo cosa vuol dire? Come vedete ci sono i medikit e ci cura nel tempo. Cosa piuttosto ottima. Ora, per fare la 3, saranno Azzi Amari. Minchia, e anche la notte 2. Vediamo se ho un po' di... Sì, già. Allora, spero un Grado attimo. C8, Come ok. vedete, in sviluppo tecnico abbiamo le cose che dobbiamo creare per poter creare quello prima. E questa qui ovviamente richiede l'abilità ingegnere intermedio, che richiede almeno 2 punti nell'abilità ingegnere principiante. Perché sennò era troppo facile, no? Ovvio. Ogni abilità Adesso ovviamente vi permette di fare vedrete una cose cosa migliori. fighissima. Cioè... Fuck! Ah, la torretta. Eh sì, non c'è fiamma. Allora, questa torretta tipo è OP, ragazzi. C'è poco a fare? Sì, io solo sto crepando, ma non mi frega niente. Le scatole che vi ho visto per terra, che era viola, vuol dire che il zombie ha droppato la scatola per me, io posso prendere. Io invece avevo visto una scatola senza nulla, cioè una normale scatola. Ciò vuol dire che il drop era suo. Cioè, se c'è Esatto. un'aura viola, è vostra. Come vedete, intanto la luce la abbiamo, perfetto. Con F. Esatto. E come vedete, la torretta c'ha fiamme OP perché è sciotta. Se Se ne la mettete beccasse, magari, tipo, se ne mettete 3, non passano shottano più. Ok, brutalmente. quindi facciamo passare le note 2 e vado a raccogliere i oggetti tra poco. Ok Invece... ragazzi, abbiamo messo il punto Porca abilità puzzola. e ora faremo la torre di comunicazione. Non mi ricordo in che punto si può E c'è un costruire. messaggio di WhatsApp. Sì. Ah, qui davanti. Eccola. Allora, Siamo al giorno 5, il che rende il gioco molto più difficile. perché adesso vengono anche i mini boss a rompere le scatole, Mi quindi hanno io shotato. ti rubo di nuovo tutto perché sono un barbone. Stai Bam! sparando alla costruzione. Quanti colpi ti ho sprecato, tipo? Tanti. È fighissimo come ricaricano, niente da dire. Ok, eccomi. Allora, metto Ora, aspetta, possiamo fare il rifugio? No, perché ci manca 70 e 70 di legno e noi abbiamo 18 e 29. È il caso di andare un po' in giro. Sì. Come vedete, ora c'è nata la barra del boss. Questo vuol dire che per vincere il gioco bisogna uccidere quel boss, ragazzi. Mi dai le pistole? Ah, scusa. Ok, andiamo a prendere le robe e a tra poco. Che già sono cisto di mio, ancora mi inculi le pistole. Questi qui sono forti. Ok ragazzi, riprendo anch'io il video. Allora, ed ecco qui che nella notte del quinto giorno compare pure lui. Un Ciao! boss enorme. Giusto per farvi capire. Io gli do una sciata in culo perché Sono male. morto! A me mi hanno bloccato e mi stanno sparando di tutto, non voglio morire. Ok. Esatto, Tranne le torrette che sono le uniche che ovviamente non vi avvisano perché devono rompere le palle. quando le cose sono danneggiate viene in alto a destra quanta vita è stata tolta. Sì, Ma il mini boss è già esatto. morto. Sì, morto, è morto. Hai tu Ma le mie. io lascio che finisca la notte, manca 8 secondi. Hai tu le mie Glock, la beretta del nonno. No. Dove cacchio sono? Sono morto qui. Non le ho prese. Scusate. Controlla un Allora, attimo. andremo Che a cosa strana. prendere i materiali e a tra poco. Allora, metteremo un'abilità in armi, così mi prendo la Io ho messo il roba. saccheggio. Ah, tu ce l'hai già? Boh, Sì. E ho messo tutto là, ho messo a posto. aia. Ah, e quello che non vi abbiamo detto è che
Dal tipo terzo giorno compaiono dei zombie verdi che sono sempre presenti e tendono a lanciare dei cervelli esplosivi, che è una cosa molto poco simpatica. Soprattutto perché fanno male i cani. È perché stanno per distruggere la torre di comunicazione che è messa in un posto infame.